Si fa tanto vociferare in questo periodo della tecnologia streaming come futuro del videogioco. Sì, effettivamente è una tecnologia che innova, ma al netto delle cose, così come sta venendo diffusa ora, dubito che possa realmente prendere piede, a meno che... Titolo: Le console dure a morire. Come per una relazione che dura da molto tempo, difficile che chi ha sempre acquistato e dato fiducia a Sony, Microsoft o Nintendo, di punto in bianco cambi le sue abitudini e la sua sicurezza in fatto di qualità, per buttarsi tra le mani di una nuova tecnologia a cuor leggero senza una vera motivazione. Basti pensare che il sottoscritto ha dismesso Xbox 360 da appena qualche anno, credo il 2017, l'ultima volta che avrò giocato con essa. Ultimo titolo acquistato è stato Metal Gear Solid 5 di Phantom Pain, che è del 2015. E parliamo di una console uscita nel 2005. C'è gente che usava PS3 per Black Ops 2 tuttora. Cosa voglio far intendere? È che prima di fare un salto generazionale verso nuove tecnologie come streaming e VR, deve finire il ciclo vitale delle console, che con Game Pass e PS Now è stato clamorosamente allungato, e soprattutto Switch 2, PS5 e Xbox Scarlett dovranno fare un pessimo lancio, o dovranno avere vendite pessime, e ciò sono sicuro che non avverrà. Cambio di tecnologia. Da anni abbiamo avuto la tecnologia VR sul mercato, sviluppata dai più svariati produttori. Per ora solo in pochi sono passati a questa tecnologia, sia per una questione di costi, sia per una questione di reali killer application. Attualmente i titoli migliori sono anche giocabili con il metodo classico, vedi un Resident Evil 7, tanto pubblicizzato come gioco VR. E inoltre, statistiche alla mano, basti pensare che PS4 VR, che è il VR più venduto di sempre, abbia venduto solo, e dico solo, 1.4 milioni di unità, nonostante sia economico rispetto ai suoi competitor. Quindi non stiamo parlando che il VR non prenda piede per una questione economica. Anche PS4 VR non ha venduto. Voi direte 1 milione sono tanti. Però dovete pensare che la PlayStation 4 ha 100 milioni di unità installate. Quindi solo una persona su 100 che possiede PS4 ha un VR. Quindi questo fa pensare che il VR come tecnologia attualmente ha floppato, o comunque non ha ancora preso piede. Per niente, è ancora una tecnologia sperimentale dal punto di vista commerciale. Anni fa ricordiamo che se PSX, Sega Saturn, Nintendo 64 hanno venduto più delle generazioni precedenti è perché hanno dato una nuova tecnologia imprescindibile fino ad allora, che tutti volevamo accaparrarci, ovvero la grafica 3D. All'epoca era solo ad appannaggio delle sale giochi, consacrato in seguito da PS2 con l'aggiunta dell'online come tecnologia, che ha portato le persone hanno speso per PS2 all'epoca ben 800 euro, impensabile allo stato attuale per acquistare una console, proprio perché PS2 ti dava l'online unito alla grafica 3D spaccamascella. Un altro esempio di cambio tecnologia concreto che ha avuto successo è quello più assurdo, il Wiimote. Ebbene, tutti ci ricordiamo che nella scorsa generazione, quella fatta di PS3, Xbox 360 e Wii, quella console che ha venduto più unità è stata proprio la Wii. Poter muovere le mani a casaccio e usare anche un personaggio. Quindi proprio questa feature ha fatto sì che la gente acquistasse la nuova console e consacrasse questa nuova tecnologia. Quindi, in sintesi, cosa hanno in comune Sony PlayStation e Nintendo Wii? Per gli amici rispettivamente Nintendo PlayStation e PlayStation Wii. Hanno dato ai gamer una tecnologia che loro volevano da anni, entrambe già presenti nelle sale giochi, ma mai trasportate nelle console casalinghe. Perché lo streaming e il VR non interessano a nessuno così come sono? Io che sono un vecchio, che sono stato bambino negli anni 90, volevo grafica 3D, giochi online di qualità eccelsa AAA e non free to play del cazzo, possibilità agevole di mettere su partite online, gestione di aggiornamenti e patch di videogiochi in automatico. Tutto questo, fidatevi ragazzi, non c'era prima. Quindi voi che avete già tutto ciò, cosa vorreste ora? Cosa serve per far sì che la gente passi alla nuova tecnologia? Queste tecnologie devono far fare uno step tecnologico sostanziale nello sviluppo dei videogiochi. Ovvero, per esempio, i giochi in streaming non devono solo essere titoli spediti in streaming classici, ma devono avere funzionalità innovative, tuttora non raggiungibili con l'uso delle classiche console e PC. Per iniziare, mi basterebbe al giorno d'oggi che titoli come No Man's Sky, Star Citizen, Beyond Good and Evil 2, The
The Division, Identity, Everywhere fossero per davvero pubblicati o fossero stati pubblicati così come erano stati promessi. Proprio come è stato anni fa il passaggio al 3D soltanto. Come primo step mi basterebbe solo questo per invogliarmi ad acquistare lo streaming, anche perché, come sappiamo, lo streaming dà potenza di calcolo infinito, quindi quello descritto in questi titoli è fattibilissimo, per poi in un futuro evolversi con funzionalità aggiuntive che facciano parte del gameplay del titolo, come la possibilità di entrare in partita tramite un video condiviso di uno stato o di una modalità creata in un livello tramite Link. Per esempio, vi ricordate FaviJ che giocava le creazioni dei fan su Happy Wheels? Ebbene, magari con lo streaming poter fare una cosa del genere, semplificare una cosa del genere. O fare giochi del tipo che veramente può interagire e rompere le scatole a FaviJ mentre gioca. Sarebbe fighissimo. Non so nemmeno io cosa si possa fare usando le potenzialità dello streaming, ma di certo ha possibilità nuove rispetto al gaming odierno. Per carità, non morirà come non è morto il gaming 2D con l'avvento del gaming 3D. Ma serve un'invenzione che ci spinga ad abbandonare la comodità del giocare offline o con hardware in casa per abbracciare l'ignoto streaming. Così vale anche per il VR. Il VR attualmente scimmiotta i giochi desktop. Quindi tu ti ritrovi a giocare con sto casco in testa, tutto scomodo, a un gioco che potevi giocare pad alla mano o tastiera e mouse alla mano. Per l'appunto qui rientra Half-Life Alyx. Se il gioco nasce solo per VR ed ha delle meccaniche adatte per il VR, cioè con il VR non devi sentirti scomodo. Deve essere l'unico modo per poter accedere a quel gioco. Spero di essere stato chiaro. Se non sono stato chiaro, fatemi le domande che volete e voglio sentire anche le vostre opinioni, perché questa è una mia opinione. Mi farebbe piacere il vostro parere riguardo la prossima generazione videoludica e che tecnologia vorreste utilizzare per davvero, o se siete semplicemente ancora affezionati all'offline.